pubblicato, direi certamente di ambito della seretola originale, è questo, e dovendolo restaurare per mandarlo all'Expo, ho pensato che alla fine potevo esporre un altro seretolo, ho preso uno particolarmente importante che viene da Chiavari, e quindi non è necessario averne due, ho fatto arrivare qua questo, e vedendo l'altro restaurato per la prima volta devo dire che è un vero capolavoro, cioè questa mostra è un'importante mostra perché stretto dall'amico Serra, su pressione per me incredibile del sindaco, perché mi chiama Serra e dice facciamo una grande mostra di opere di Ajaccio. Dico, ma perché come facciamo a farla? Il sindaco è amico del sindaco, che è amico del sindaco, che è amico del sindaco, quindi ci danno quello che vuole. Ci mettiamo una cosa per partire per Ajaccio e non si riusciva a capire come convergere, io venivo dal nord con un aereo privato, un famoso finanziere che guarda quel giorno per il motore rotto. Allora, visto che rotto il motore, vado a prendere il volo da Nizza e mentre sono sulla strada mi comunico che mia madre sta morendo, è in coma. La mia madre è un po' strana, quindi io però cioè, se vado in Corsica, che è come la Sardegna, ammesso che muoia, ho detto, come faccio a tornare per i funerali? Quindi ho visto il museo di Nizza e sono tornato indietro. Mia madre poi è spiritosa e è uscita dalla coma. Tipo così, lei entra in coma, esce, va andata ritorno, meglio di prima, cioè gli salutava così, si prende un po' per il culo mia madre, quindi ha fatto questa sortita, ma io non sono riuscito ad arrivare a Ajaccio e da Nizza ho chiamato l'amico direttore del museo di Ajaccio che mi stava aspettando e che avesse arrivato questo Luciano Serra. Quando ho visto Serra ha capito che non poteva prestargli niente, cioè l'ha visto così. E allora da questo incontro deriva, dico, vediamo che Sassari abbia rinunciato a fare qualunque mostra. Passano 10 giorni e dice, adesso sai cosa ho pensato? Perché? Dico a Ajaccio che punto è? Ajaccio ha cambiato il sindaco, non è più amico del sindaco, non è il sindaco, dico, vabbè, non è. E allora, se non c'è Ajaccio, facciamo Caravaggio. Ma che cazzo di Caravaggio fai? Non è mai stato in Sardegna. E dice, vabbè, facciamo Caravaggio. Era talmente convinto che io ho cominciato a pensare e mi ho detto, vabbè, se si vuole fare questa mostra cercheremo un po' di opere. Partivamo da una cosa importante. Qualche anno fa, cominciando a girare, ne parlai con una grande mercante d'arte moderna che si chiama Marisa del Re, e poi da altre fonti mi arrivò notizia che una delle opere famose di Caravaggio era una seconda versione, che in realtà è la prima, come attesta l'ottimo restauratore Vigliardi, cioè Caravaggio non ha mai fatto copie, però può avere fatto prove per poi variare. E quindi ha fatto questa meravigliosa rotella con il volto spiritato della Medusa, che è apparsa e delle tante opere riferite a Caravaggio, che è un autore della critica d'arte individua, anche perché ha altissimi valori di mercato, quindi è l'orgoglio di ogni critico scoprire un Caravaggio. Io non ho mai scoperto uno, ho partecipato e condiviso la scoperta di questo, e naturalmente il dipinto viene esaminato, viene pulito, è sotto le mani dell'ottimo restauratore che dicevo che ha fatto anche il restauro del dipinto di Assereto, e insomma io mi convinco insieme a Nina Gregori e altri valori studiosi che sia un'opera autografa. Con ciò faccio una mostra piuttosto curiosa, quasi più curiosa di questa, si chiama Gli occhi di Caravaggio, non riferendomi alla Medusa, ma riferendomi al fatto che Caravaggio, per questo tempo, è nato a Milano, come fosse, è un milanese, è rotto i coglioni a Roma, come fosse, uguale, cioè è un lombardo, non un toscano, un romano, che per i 25 anni che vive nel nord non fa niente, totalmente più come porta uguale, c'è una specie di sfogliatone di uno che dice di essere laureato, non lo è, andava in giro per divertirsi. Stava a Venezia, vedeva Tintoretto, vedeva Veronese, vedeva Simone di Terzano, vedeva Tiziano, andava a vedere Lorenzo Lotto a Bergamo, andava a vedere Moroni a Brescia, vedeva Moretto, vedeva tutto quello che poteva vedere, Savoldo, e assorbiva. Quando nel 1596 va a Roma, sembra che tutto quello che ha lavorato scoppi in un capolavoro meraviglioso di un quadro padano, in realtà lo vedi sempre che viene dal nord, che riposta una fuga in Egitto che sta a vedere con le panfine. Qui si vede una Madonnina che dorme e un angelo al centro, così bello, sembra Belen, sembra un super trans, che viene guardato con concupiscenza da Fantasetti, che vuole fare un corpo alla Madonna portandosi a dentro l'angelo. È chiarissimo. Cioè è una rivoluzione assoluta di visione, di distanza dal sacro, di irriverenza, quanto meraviglioso.
Ora, quello forse è l'unico quadro che io avrei potuto esporre, e infatti l'abbiamo chiesto in prestito, nel dissidio fra gli eredi della Doria Pamphili, alla fine non è mai arrivato, perché volevano un fitto, ma andava bene uno dei due eredi, insomma una guerra pianificata contro l'Ombrescia. E la mostra quindi mostrava tutti gli artisti, Tintoretto, Vincenzo Campi, Moroni, Lotto, Tiziano, che il giovane Caravaggio aveva studiato nel nord. Era una mostra curiosa, cioè quello di giovane Caravaggio. L'unica opera importante sua era la rotella che avete qua. Era divertente l'episodio, perché la rotella aveva un proprietario con un vecchietto, magro e piccolo, in fin di vita. Siccome cercava di vendere questo dipinto, un giorno per l'altro lo portava via dalla mostra. Cioè andava alla mostra, lo portava a casa, perché c'è un russo, c'è un giapponese, c'è un cinese, per cui la gente andava alla mostra e dice, oggi la Medusa non c'è, è uscita. Se l'avete visto un po', io ne scrivo ancora qualche parte. Quella sarebbe invece è venuto qua, sarà portato via, è suo, e qua sarà un stronzo. Fortunatamente è morto. No, non fortunatamente, no, dico. Per la morte. È morto, nel senso che è morto, nel senso che. No, nel senso che è morto. Allora, non si, tutto questo non cambia nulla. Il quadro oggi, essendo anche sull'isola, rimarrà fino alla fine, quello che era questo senso. Ah. Sarà difficile ricaprendere. Stando a Tirano, quello era Tesano, arrivava lì la sera, lo portava lì, lo riportava la mattina, stava qualche volta a sette per una settimana, tornava, io leggevo il libro degli occhi, non si vede la Medusa da 10 giorni, ritornerà. Quindi la mostra è stata sempre con l'ansia del quadro che c'era e che non c'era. Adesso avete avuto una sfortuna, il proprietario non ci sia più, mi spiace, però, e quindi l'opera sia, spero, perché la gente che gli eredi non si comporti più come proprietario, che vengono qua, quella vecchia venita dell'altro. Chiuso, non deve portarsi via che qui una mossa, poi sta subito, magari l'aereo non parte, quindi sono queste buone garanzie che possa rimanere fino alla fine. Detto questo, quello è il Caravaggio che noi abbiamo potuto portare, perché come sapete da Damiani, lo spostamento del Caravaggio è molto complesso, portato in luoghi in cui non hanno ragione di essere, come la Sardegna, perché vuoi fare una mostra di Caravaggio a Napoli, a Roma, a Malta, a Sassari, quindi occorre contare su un quadro privato, l'altro poteva essere, avendo un po' di soldi da pagare, il riposo della fuga in Egitto, e probabilmente volendo Banca Intesa ne ha un altro, ma i quadri disponibili per muoversi liberamente sono un numero limitato. In compenso però, come molti sanno, Caravaggio è stata una rivoluzione talmente straordinaria che ha acceso un fuoco che non si è spento per almeno 40 anni. Nel senso che quando arriva nel 1600-1596, quando comincia a fare il suo capolavoro, Santa Maria del Popolo, tutti conoscono quel cavallo come una stalla, invece non una chiesa, domina San Paolo, quando succede, e che è una vera rivoluzione dal punto di vista del cavallo, come chiamo io, perché il pittore o il fotografo coglie il momento in cui il cavaliere non ha più potere, è sottoposto al dominio del cavallo, e quella è la grande rivoluzione di Caravaggio, una verità fotografica e una condizione psicologica che non rappresenta un ordine misurato, calcolato, tutto al posto giusto, ma quello che la realtà dimostra, l'attimo decisivo, come l'avrebbe chiamato Cartier-Bresson, grande fotografo. Ma come, paragone il più semplice per capire Caravaggio, tutti hanno in mente quando vedono il miliziano morente di Robert Capa. Quel soldato che cade è la fotografia della sua essenza pura, perché un attimo prima quello era un fucile puntato, un attimo dopo era stato disteso, l'attimo in cui cade è esattamente come l'attimo in cui il ramarro morde il ragazzo e il ragazzo fa la smorfia. Quel ragazzo che fa la smorfia è più o meno la testa della Medusa. Quindi in Caravaggio l'elemento formidabile è l'imprevisto, il colpo di scena, la cosa che accade e tu non te l'aspetti, la realtà che è più forte di qualunque posa. La fotografia di posa infatti è come un quadro, ma la fotografia che coglie quello che accade, avete visto quel vietnamita che spara a quell'altro, si vede quasi la pallottola che esce, quella è la forza della fotografia. Ebbene, questa rivoluzione è talmente forte che non c'è un solo pittore in Europa che non voglia correre a vedere quello che accade a Roma. Pensate un po', quello che tutti sapete, perché c'è stato un mito moderno molto forte della Rue Lumière, cosa doveva capitare nei primi 10 anni, 15 anni del Novecento a Parigi,
quando arrivano Modigliani, Picasso, Braque, Chagall, Soutine, cioè si capisce che Parigi è la città che sale, la città nuova in cui tutti arrivano perché lì cambia il mondo. Ecco, se nei primi anni, nei primi 10-15 anni del Novecento questo accade a Parigi, nei primi 10-15 anni del Seicento questo accade a Roma, questa è la chiave. E allora accorrono i Braque, i Chagall, i Soutine, i Modigliani, che si chiamano Terbrugge, Rivera, si chiamano Velázquez, tutti vanno a Roma o per vedere Caravaggio o per vederne la testimonianza, perché in realtà c'è uno fra questi che corre sperando di incontrarlo, si chiama Rubens, arriva, sta a Roma, sta a Genova, quando arriva a Roma questo ragazzaccio di Caravaggio l'ha appena ucciso un uomo, avendo fatto purtroppo così che avrebbe evitato molto un paraglio, avrebbe detto questo non è un buon pittore perché è un assassino, invece può essere che un assassino è un altro pittore, scappa e va verso Malta. A quel punto Rubens cerca di vederlo e non lo vede, ma fa di più, vede messa in vendita un'opera che è talmente forte che la chiesa che era stata destinata la rifiuta, è la morte della Vergine che oggi è al Louvre. La compra lui perché era stato mandato in giro per comprare opere d'arte dal Duca di Mantova. Quindi per il Gonzaga lui compra quest'opera che finisce a Mantova. Rubens sente gravato da nessun altro, a un certo punto si convince di averlo capito. E allora nel 1908, dipinge, 1608, dipinge una adorazione dei pastori, una divinità che manda a Fermo, tutta notturna, con delle luci meravigliose, un quadro veramente caravaggesco. Io tra le cose che ho fatto quando ero sindaco a Salemi e anche per celebrare un po' il terremoto di Messina, c'era Bertolaso che faceva delle simulazioni del terremoto con i camminari, delle macchine che sapevano sono portate per prendere per il culo la gente, non si muoveva tutto così, per far sentire come stava il terremoto. Io mi sono pensato per vedere il terremoto che era il confronto fra la natività di Caravaggio, meraviglioso dipinto che sta a Messina, e la natività di Rubens. Per la prima volta nella loro vita, che gli artisti vivono sempre, i due si sono incontrati per la degli occhi, i due quadri sono la loro anima, e loro non si sono mai incontrati in vita, si sono incontrati a Messina nel 2009, dopo 400 anni. Nel 2009 c'è stato questo incontro, e a vedere bene, Rubens è un genio, però c'era qualcosa di voluto, di artificioso, c'era come una luce elettrica, la verità di Caravaggio era così terribilmente vera che Rubens doveva mostrare di non essere in grado di riprodurla. Dopodiché i due sono partiti, Caravaggio come sapete muore nel 1910 e in quel momento, che è il capolavoro che è il nostro manifesto, arriva a Roma uno spagnolo che forse si era già fermato a Chianampi, che si chiama Rivera, un genio inarrivabile, come se fosse Caravaggio del cuore, nel senso materiale, psicologicamente era uguale a Caravaggio, aveva due differenze, di essere più bravo come pittore, nel senso tecnico, capace di restituire la verità del tempo, le rughe, l'espressione, gli occhi con il patetismo che pochissimi hanno espresso dentro di lui dopo il Raffaello di Santa Cecilia, e rispetto a Caravaggio non è invenzione. Caravaggio è un filosofo che ha in mente delle grandi idee, poi ha poco tempo da perdere, le dipinge velocemente, perché la pittura è più lenta del pensiero, non sta a perdere, non sta a definire, fa un colpo così, cioè è un personaggio molto singolare, perché la sua pittura non sempre è bella, ma è sempre meravigliosamente vera e viva. Arriva in terra, ne capisce l'essenza e dipinge questa cosa. Quello che voi vedete, io l'ho scritto forse nel giornale di domani, sul Corriere 7, è un dipinto interessante, molto, è stato esportato massivamente, i carabinieri dovrebbero, lo dico sempre i carabinieri, ma non mi seguono abbastanza, sta al Metropolitan, una legazione di Pietro, che fu esportata dall'Italia alla fine degli anni 60, in maniera abusiva, stava in una collezione di Napoli, ed è stata comprata da un delinquente, il direttore del museo di Metropolita, che sapeva perfettamente che l'opera era uscita visivamente, contro la legge l'ha comprata questa Metropolita, per cui se rientra in Italia rischia di essere sequestrata. Ed è la negazione di Pietro. Si vede una donna che dice a un gendarme, questo qui era tra gli amici di Gesù. Questo fa così, io la faccio da stronzo, la faccio da pitolla,
Qual è di Pietro? Facciamo. La negazione di Pietro è un tema proprio tipico di un Caravaggio che può vedere il momento in cui l'uomo mente per paura. Il quadro che avete qua, questo, non questo, ma quello del manifesto, cioè, lo avete visto prima, fa vedere un uomo che alza le mani continuando a negare, perché manca il soldato, ma si vede che lui dice ma io non ne so niente, però guarda il cieco come già per chiedere scusa della sua menzogna. È meraviglioso lo stato d'animo che indica Rivera, perché è lo stato d'animo di uno che sta tradendo, ma è consapevole che il suo tradimento è una cosa schifosa e quindi alza gli occhi come chiedendo perdono a chi tradisce. Cioè soltanto Rivera poteva interpretare uno stato d'animo succedaneo rispetto alla negazione. Il maestro aveva fatto la negazione nell'atto del negare. Lui fa la negazione nell'atto di pentirsi contestualmente di quello che ha fatto. Quadro meraviglioso, che è stato la ragione di vedere, perché per chi di voi è socialista, questo quadro è la radice dell'arresto di Del Turco. Soltanto io posso dirlo perché sono un critico originale, quindi per sotto delle mettersi oggi ho fatto un pezzo per il Corriere parlando di Caravaggio a Kabul, figuriamoci, perché c'è un signore che va a Kabul e che dice Caravaggio sui pugni, va bene, perché se oggi Caravaggio fosse qua finirebbe a Kabul, e in questo momento a Sassari, che non c'è niente a che fare con Kabul. E allora, quindi ricorderete come fu incastrato Del Turco. Del Turco è quello che sei innocente, ma sulle questioni del Presidente della Regione per la Sanità ci fu la denuncia di tale Angelini, l'ausiliario universitario, che disse che aveva dei soldi. Angelini, secondo me, mente, ma con i soldi che aveva rubato dalla vita ha comprato un sacco di quadri. E una volta che anche lui è stato denunciato per quale forma di corruzione, le opere della sua collezione sono state messe all'asta, un'asta un po' strana, che non era tutta insieme, ma era fatta per mail, chiedevi una cifra, poi avevi un tetto sotto il quale. E io ho visto quel dipinto tra le cose della vendita giudiziaria della collezione Angelini. Quindi quell'opera in qualche modo si portava dietro un'antipatia per il personaggio che ha probabilmente inguaiato un uomo onesto, ammesso che anche se naturalmente sia stato condannato, come Del Turco si può pensare che non lo sia, ma non è detto che il condannato sia colpevole. In Italia chi è condannato molto facilmente innocente. Quindi nel caso di Del Turco è stato condannato ma non c'è nessuna prova. Ma lo sa che c'è una prova che i soldi sbagliano da Angelini era questa formidabile collezione piena di opere importanti, delle quali c'era anche questo dipinto che da là, prima di quel momento sconosciuto, è uscito e oggi lo vediamo finalmente. Quindi è una cosa totalmente inedita ed è un primato di questa mostra, con altri capolavori, mostrare delle opere totalmente sconosciute. Fra esse c'è una vostra, che io stesso non conoscevo, che sono stato curatore della grande mostra dell'ultimo Caravaggesco, una specie di giapponese che è stato Caravaggesco, anche quello Caravaggio ormai era dimenticato, morendo nel 1699. È il pittore Caravaggesco di Diapreti. Non so per quale strada, ma un dipinto che rappresenterebbe tra l'altro il martirio di San Carino è questo, è da Diapreti, che sta nella chiesa delle Nuove Cappuccine. Non l'ho scoperto io, ma è stato estratto da quel convento in questa occasione. Quindi alla scoperta di un grandissimo pittore legato a Caravaggio e che ha tenuto fede a Caravaggio per tutta la vita. È stato Caravaggio quello della Malta, tra l'altro ha una vita, poi un Caravaggio è uscito, poi due. Perché Caravaggio andò a Malta, divenne cavaliere, ma poi fu, come Berlusconi, scavalierato per indegnità. Invece Mattia Preti andò a Malta per 740 anni, divenne il pittore quella meravigliosa La Valletta e divenne cavaliere di Malta con tutti gli effetti, cioè ebbe la gloria e l'onore che non ebbe Caravaggio. Per cui in una vita così lunga aver mantenuto fede al mito di Caravaggio è una cosa abbastanza singolare, perché stava a Malta, quindi era più lontano dall'evoluzione dell'arte che cadeva a Roma, ma era talmente un uomo generoso che si rappresenta in un altro ritratto con un San Giovanni in alto e lui in basso, con in mano il pennello e la spada di cavaliere e il pennello che è il suo esercizio. E ogni 3 o 4 anni mandava al quarto a casa sua, a Taverna. Amava appunto la sua Calabria, si chiama Cavaliere Calabrese, che da dove stava lontano inviava, perché va a Taverna, vede 25 quadri di Mattia Preti mandati da
da questo cittadino così innamorato della sua patria. Andando avanti, se il catalogo ha tutte le riproduzioni in ordine, c'è una sezione formidabile che nasce anche quella dalla mano sinistra, nel senso che lavorando con l'amico Ada, Antonio D'Amico, sono le sue iniziali, ci consultavamo sulle opere. A un certo punto io vado alla ricerca di quadri da un grande collezionista di nature morte. Materia un po' insidiosa, di cui devo raccontare un altro aneddoto. La grande natura morta di Caravaggio, che sta alla Brosiana, alla Galleria Brosiana, è il capolavoro che tutti conoscono. Negli anni 90, forse 70, forse 70, 70, Federico Zeri trovò due opere che attribuì a Caravaggio nella bottega del suo maestro romano, che era Cavaliere d'Arpino. Non erano sue. Attaccò intorno una semplice di natura morte sul mercato, che fecero un grande scandalo, per cui Argan, suo nemico, ritirò dalla mostra le due opere della Galleria Borghese, cosa strana, perché invece di chiudere la mostra c'è questa strada di catalogo. Fu un'avventura di censura molto dura di quegli anni, che contrapponeva due visioni della storia dell'arte. Per cui le nature morte di Caravaggio sono un tema molto insidioso, perché una è certa e le altre, ve ne racconto un'altra, di un'altra persona che è stata arrestata e che si trovò ad acquistare le opere che Zeri aveva attribuito a Caravaggio. Le comprò un antiquario con la faccia molto inquietante, che si chiamava Algranti, che era appunto mio amico, aveva la faccia un po' preoccupante, per 60 milioni di lire. Le vendette a una fondazione romana per 5 miliardi. A riprova, diciamo, parliamo negli anni 70, di come Caravaggio serva a far crescere a dismisura il valore di opere. Quando si stabilì che non era di Caravaggio, ma del maestro di Arfo, o di un maestro non molto importante, ma non definito, furono comprati per 900 milioni da tale Mezzini, che è stato arrestato. Ma pensate che compri 60 milioni, 100 miliardi, allora la materia è insidiosa e quello che vedete qui testimonia come da Caravaggio molti artisti hanno scelto quella che si chiama pittura di genere, che in tutti loro è una pittura minore della pittura di figura. Solo Caravaggio e poi Morandi fanno una pittura di natura morta che ha la stessa forza della pittura di figura. Perciò vorrei ricordare una frase. Al Cardinale del Monte, suo amico, Caravaggio confidò: tanta fatica mi costa dipingere una testa e dipingere un frutto. Per cui con ciò disse che la realtà, la pittura della realtà, non si misurava sulla importanza del soggetto, sulla capacità di dipingerla, e quindi qualificò la natura morta allo stesso piano del tema di figura. È chiaro che i pittori che gli stanno intorno capiscono che il loro compito è essere all'altezza di questo mandato, di dipingere la verità attraverso la natura morta. E quindi abbiamo alcuni, allora il primo anonimo è stato il Vasetto, ma non solo i nomi, allora comunque a vedere più tardi, c'è il Vasetto, questo bellissimo Pietro Paolo Monti del Corvo dei Frutti, poi ce n'è una vostra molto bella, questo tra l'altro, di Sassari, Maestro S.B. Quindi la prima sezione, Tommaso Salini, che era un pittore molto vicino a Caravaggio, la prima sezione ci mette in fila una serie di natura morte come raramente si vedono di così ortodossa fedeltà caravaggesca e di così alta qualità. Qui la mostra anche questo ha un primato, è una scelta di natura morte molto significative in un percorso che normalmente si scontra contro il muro dell'anonimato, perché in molti casi non si riesce a capire chi sia l'autore di quella natura morte. Proseguendo si vede un'opera straordinaria, assolutamente straordinaria, questa del primo allievo napoletano di Caravaggio, grande quasi come lui, Battistello Caravaggio. L'opera fu passò per l'antiquario grande anch'essa, che tentava di farla credere Caravaggio, sempre con Longhi, grande critico d'arte, che diceva sì, diceva no, perché Mina Gregorio, grande studiosa di Caravaggio, prima allieva di Longhi, pubblicò negli anni 50 questo dipinto, che fino ad oggi era scomparso, come Battistello Caravaggio. È la prima volta che lo si vede dopo 60 anni, ed è la prima volta che lo si vede pulito, perché il restauro di Lugardi lo ha riportato a dettagli che mai prima, io conoscevo bene, mai prima si erano visti. Quindi anche questo altro dipinto fondamentale di questa occasione.
Ancora, questo lo presentai io, forse non è questo, no, non è questo, presentai un pseudo Caroselli, un pittore importante di cose magiche, di cose strane, di stregonerie, che si confonde, anzi non si confonde con Angelo Caroselli, che si chiama pseudo Caroselli. Paradosso, lo pseudo è meglio del Caroselli. È un pittore di stregonerie che si manifesta attraverso queste opere un po' curiose, un po' manierate, anche questa è molto importante. Più tenero fra i teneri, il caravaggesco marchigiano, che è un caravaggesco di campagna, che stava lì tra i pastori, che è Giovanni Battista Guerrieri, di Fossombrone. E c'è questa paletta che stava in un palazzo di Sant'Angelo in Vago, dove la vecchia signora, paesi della, dove la proprietaria ha venduto al comune e si è tenuta in palla per la cosa più importante. Il comune era così coglione che ha comprato il palazzo e non ha preso la palla. E quindi la palla è documentata, quindi questi qui hanno questo palazzo inutile. E l'unica cosa buona è invece uscire lì. Ed ecco qua, è una paletta per la piccola cappella, una scoperta importante di un'opera che era stata dimenticata, di questo quello dei grandi pittori marchigiani che hanno seguito Caravaggio. E così via, adesso rischio. Voi le avete viste le opere, ma commentarle una per una rischia di essere un po', come dire, troppo dettagliato. Bisogna riconoscere che c'è anche un altro capolavoro, sempre Roberto Longhi, studiante di Caravaggesi, oltre a Mattia Preti, ha rivalutato un'area veneta di pittori che si erano innamorati di Caravaggio, che sono Pasquale Ultino, Alessandro Turchi e Mattia Antonio Massetti. Ecco qua il Turchi, che è un pittore meraviglioso, classico, mitologico, che però ha il senso della verità e dell'azione di Caravaggio. È una serie di artisti che da Verona vengono a Roma per studiare Caravaggio. E questo, nella collezione del grande direttore d'orchestra Molinari Fradelli, è una delle sue opere più significative. Poi abbiamo i napoletani come Vaccaro, abbiamo il Rivera che vi ho detto, abbiamo, ho visto ancora tra le opere ragguardevoli, un meraviglioso pittore fiammingo che è anche lui il più bravo di Caravaggio nell'esecuzione, anche se meno vibrante e meno formidabile nell'invenzione, che è Per Bruggen, che è il pittore della scuola di Utrecht, che scrive questa Salome con la testa del Battista, opera mai vista prima. Si può andare avanti tra le cose memorabili, tra una scopertina che abbiamo fatto, di mia attribuzione, che si può discutere, di un pittore molto importante che sta fra Caravaggio e Velázquez, che si chiama Giovanni Seone, nato in Ticino, ad Ascona, meraviglioso pittore, autore solo di capolavori, come il ritratto del padre, il ritratto di San Pietro, di cui in una collezione di Milano abbiamo trovato una Maddalena che io mi sono spinto ad attribuire a lui. Certamente è questa, è un quadro di pittura molto libera che va studiato, in questo momento c'è una piccola opera di Seone nella biblioteca di Rancate, ma quest'opera potrebbe essere studiata in quella luce. Insomma, mi pare di aver detto molte cose di alcune opere fondamentali che vengono a Sassari, questa mostra non una mostra, come dire, fatta un po' fuori mano, come quando le sovrintendenze mandavano in Giappone solo dei quadri mezzi falsi, dei quadri giapponesi non piacciono nulla. Qui di mezzo falso non c'è niente, opere molto belle, alcune meravigliosamente inedite e straordinariamente belle, tra cui la mostra di Mattia Preti e la Seleto che ho ricordato. Per cui sono felice di aver accettato la sfida di Luciano Serra e con ciò ho realizzato il suo sogno di fare una mostra del museo di Aiaccio senza farla e di avere avuto un collaboratore che si lamentava di essere un po' trascurato, che non ha lavorato con me all'Expo, che c'era il suo rivale di Natale che stava sempre sulle carte, ed è un ragazzo molto inventivo, molto affettuoso, molto determinato, molto capace, non scrive benissimo, ecco, non ha il dono della scrittura più alta, però è bravo e quindi si dà da fare e ha fatto una cosa molto importante sollecitandomi e mandandomi le immagini e ascoltando i miei consigli. Non abbiamo ascoltato i consigli di Serra, perché Serra per noi è come un patrono, abbiamo visto come bravo, Serra, questa bella mostra del Museo Paese di Ghiaccio fatta senza guardare il Museo Paese di Ghiaccio.
dei 5 Stelle adesso. E quindi le persone che hanno lavorato con me sono state piene di vita, di entusiasmo e anche di buone qualità, e devo dire che la vostra è stata costruita con tutte queste belle cose rare, che ho la fortuna che io nel mio archivio ne conoscevo tante, e l'altra con i 3 mesi, non di più, cioè le vostre durano almeno 3 anni, 2 anni, qui 3 mesi partendo da una sola rotella, quindi ringraziamo i prestatori che ci lavorano a lasciare qua, e intorno a questa è nato, poi c'era un laboratore, bravo fotografo, che mandava a Serra sempre quadri che erano almeno 200 anni dopo Caravaggio. Diciamo, guarda, finché a un certo punto, chiamando l'amico d'amico, la sua ricerca, siamo mandato diversi indirizzi, ho trovato molti ragazzi che ha invitato, che è un ragazzo virtuoso, e ha ottenuto da loro bellissimi quadri, ed ecco la mostra, che è una mostra di ogni virtù, di cui Sassi deve essere orgogliosa, purché la si chiami Caravaggio e Caravaggese. Come se si chiama la pittura di realtà, la gente non sa di che cazzo si parla. L'altro giorno mi fu una mostra bellissima del Vicevinito di Averona, no? Quindi 2 giorni c'era stata anche attraente arte e vino, poi non ci va nessuno, perché non se ne frega nessuno, c'è dentro Picasso, Tiziano, Caravaggio, chiamate la Tiziano Picasso, date i nomi alle cose, no? Arte e vino, non vorrei che qui ci concediamo, ma in realtà ce l'abbiamo. Caravaggio e Caravaggese, una grande volta a Sassi. Perché questa in qualche modo chiude la produzione di natura morte.
arriva da Roma tutta una serie di artisti, di amici olandesi, e il quadro viene a Rutenberg. E questo quadro è in qualche modo un'ensemble tra la parte di Carte Morte e la pittura di figura. Questa è un'opera che viene datata nei primi decenni del Seicento, è un'opera appunto forse tra i 10 e i 20 del Seicento, con comunque tutto un afflato straordinario, romantico per il nostro sguardo, soprattutto per la luce appunto tenera che gli dà piena di ombra, ma che saluta il capolavoro per eccellenza, perché il capolavoro è appunto la Medusa. La Medusa che noi abbiamo messo nel posto più atmosferico, più romantico che possa mai esistere. Allora, il riflesso ahimè è inevitabile, non so come posso dirvi, però dunque noi la presentiamo all'interno di questa teca, che è una teca climatizzata, nel senso che lei respira la stessa aria, la respirerà appunto fino al 30 di ottobre. L'abbiamo fatta costruire apposta da una delle eccellenze di questo tipo di materiali in Italia, che è appunto Massimo Dolcini. E l'opera, dicevo appunto, sono due strati di legno di pioppo sul quale è una tela di lino. Su questa tela di lino non c'è preparazione, ma c'è direttamente il disegno e la stesura appunto pittorica, un disegno sottilissimo, un disegno appunto nitido in qualche modo, che ci fa vedere soprattutto dalle indagini diagnostiche come Caravaggio stesse lavorando sul suo volto, come stesse cercando di capire il suo sguardo, il suo io, la sua vera identità. Per cui c'è questo appunto come dire, spostamento, lieve spostamento degli occhi, del naso, della bocca, soprattutto in fase finale della realizzazione aggiunge un serpentello che appunto è nella parte sottostante, questi fiocchi di sangue che collano nella parte appunto terminale, poi lo scudo, perché è di scudo di parata parata si tratta, è realizzato appunto con questa decorazione, con questa trina bellissima lungo il perimetro, e tra l'altro è fatto proprio a graffito appunto questa decorazione, e poi disegnata, dipinta sopra. Vi faccio notare che questa è la prima opera firmata di Caravaggio, perché in basso a destra voi trovate appunto la scritta Michel AF, cioè Michelangelo Fecit. E questo è straordinario, noi conosciamo due sole opere di Caravaggio firmate, cioè questa e l'altra opera, ma quella più matura, diciamo, che si trova a Malta. E qui Caravaggio firma perché? Perché deve dimostrare di essere Caravaggio. E è una delle prime opere che andavano forse ad uno dei più grandi committenti della Roma, appunto papalina, della fine del 500 e dell'inizio del 600. Probabilmente questa doveva essere l'opera destinata alla famiglia Medici, e che poi appunto verrà fatta una seconda versione. Questa rispetto a quella di oggi trova gli Uffizi è leggermente più piccola, però probabilmente perché la contrazione in qualche modo del legno ha portato a contrarsi di più questa rispetto appunto all'altra. L'autenticità è assolutamente inconfutabile, la stessa Nina Gregori prima aveva parlato di replica, poi assolutamente dice che è un'opera autentica, e voi guardate proprio noi e non possiamo fare a meno di guardare questo sguardo atterrito, questo sguardo appunto completamente spaventato dalla realtà che lui dovrà vivere, dalla realtà che lo circonda. Probabilmente già Caravaggio giovane nel 1597 sapeva il destino che appunto lo avrebbe colpito in qualche modo, un artista che nasce e nello stesso tempo appunto muore giovane. Non mancano i dettagli, non mancano i dettagli dei serpenti, i dettagli del conducimento della fronte, non soltanto, ma anche l'aprire le fauci e quindi vedere la lingua, guardate proprio come si gonfia nella parte appunto interna della lingua, e poi non solo, anche questa sorta di allungamento della pelle, del gesto dell'aprire la bocca, di gridare in qualche modo, di essere penalizzato, così vedete appunto la pelle stagliata e di altro che assolutamente. Poi c'è poi il frattempo che si è trovato così, perché appunto è un mito che la racconta appunto passato. Io sono un po'
appunto regionale, con questa, questo sguardo che si affida al divino di questo signore anziano, di questo uomo appunto denudato, semplicemente appunto ricoperto di questo panneggio, e voi guardate com'è appunto in qualche modo con questo diciamo così flaccidezza della carne, con la barba incolta, questo sguardo rivolto verso l'alto, i piedi sudici, cioè è un uomo anziano nella sua realtà fisica e anatomica, che è appunto l'insegnamento che Caravaggio aveva certamente dato. La parte dell'asino che è nello sfondo, il personaggio appunto che lo sta diciamo portando al martirio, perché si tratta appunto di San Bartolomeo. Tipicità di questo pittore che appunto Pietro Rovelli è quello di inserire l'elemento classico della scultura diversa a terra nella parte sottostante. E rimanendo in ambito napoletano, un altro artista straordinario, caravaggesco con una forza meravigliosa, è appunto Battistello Caracciolo. Battistello Caracciolo che noi qui presentiamo con un'opera che è stata restaurata tra l'altro in occasione di questa mostra, è un'opera anche questa di collezione privata. È una Santa Caterina da Siena che viene presentata con appunto la stimmata e punta la mano verso il cuore e guarda con questo sguardo triste ma nello stesso tempo romantico, come di una sposa che invoca il desiderio di farsi ascoltare dallo sposo, appunto la croce. E questo accade in uno sfondo che non esiste, in una realtà nuda che è assolutamente appunto chiusa. E poi si ha appunto questo dipinto di un autore anonimo, che noi qui presentiamo come autore anonimo, ma potrebbe probabilmente essere Pierfrancesco Mola, forse lo stesso Ribera, ma sta di fatto che è un profeta che replica una serie di profeti che stavano dipinti a Napoli e che appunto attesta la fortuna caravaggesca a Napoli, perché guardate che bello che è questo, questa anzianità dello sguardo, del profilo, con questa barba appunto soffice, così come napoletano è Massimo Stanzione, che dipinge questo bellissimo dipinto raffinatissimo con questi appunto con Gesù Bambino che è adorato dai quattro puttini, e nello sfondo questo paesaggio che inaugura quasi una pittura di paesaggio seicentesca con una raffinatezza napoletana davvero molto intrinseca. Un'opera del Musa che arriva in mostra da Sassari per l'appunto, che è un'opera che viene schedata nel catalogo per la prima volta con una scheda importante fatta da Nicola Formosa, che è un autore che da sempre ha studiato questo autore, che è appunto Andrea Vaccaro. Questo è un dipinto di Vaccaro che viene grossomodo datato alla maturità di Vaccaro, tra gli anni 40 e gli anni 50, ed è un'opera che appunto viene dalla collezione Sanna, perché appunto Sanna vede alla fine dell'Ottocento, forse nel mercato antiquario napoletano, lo acquista e da quel momento risiede. Non potevamo non esporlo in un contesto di questo tipo, perché da Pietro Rovelli a Battistello Caracciolo a Massimo Stanzione, Vaccaro è in qualche modo l'onda lunga, la coda finale del caravaggismo napoletano, in qualche modo di fine 600, della seconda metà del 600. E non dico il maestro di tutti questi artisti, ma in qualche modo un po' il caposaldo, l'ispiratore, è certamente appunto Ribera. E Ribera è grande quanto Caravaggio, perché che si vuol dire Ribera? Niente, è straordinario. Questa è un'opera che viene dalla collezione Angelini, un'opera, una collezione che fu appunto bisfrattata, bloccata dallo Stato, ma appunto finalmente questa è un'opera che riduce di vita propria, perché è meravigliosa, con una cornice autentica di pelo nera per l'appunto. E poi appunto è San Pietro, sì, però è un anziano che piange le lacrime appunto di colui che ha tradito Cristo e che in qualche modo chiede, implora l'aiuto e la misericordia, la salvezza. Queste rughe che vengono dipinte con una forza materica di grumi, di colori che sono appunto straordinari, guardate la deformazione in qualche modo delle mani, perché si vede proprio l'anzianità anche nel, in qualche modo percepiamo il dolore del fisico anatomico delle mani. E poi invoca la misericordia
misericordia, perché appunto guardate con questo sguardo rivolto verso l'alto che è straordinario, perché questo l'abbiamo scelto, o meglio Gavino Sanna, io lo voglio ricordare, perché tutta la pubblicità di questa mostra è stata offerta gratuitamente da Gavino Sanna, per l'appunto lo ha scelto come immagine guida della mostra e come anche non copertina del catalogo, ma su tutti i giornali appunto trovate quest'opera, così come anche fuori la piccola inversione che ha tanto fatto arrabbiare Sgarbi, perché gli abbiamo mandato una foto questo lo dico ma voi non lo pubblicate, ma che è straordinario, non lo faremo, diciamo, tanto lui si incazzerà come una bestia, perché appunto quando ha visto che fuori c'è scritto la pittura di realtà e poi Caravaggio e Caravaggeschi, ha detto no, apre la mostra, si intitola Caravaggio e Caravaggeschi, la pittura di realtà, ed è vero, è così, però come dire, tra pubblicitari e curatori di mostra ci si intende forse a volte tutto, ma comunque non importa, non voglio fare la predica, ma è meraviglioso il fatto che abbia potuto scegliere quest'opera, perché è la più potente, è la più forte, è la più caravaggesca, direi davvero, di pubblicare la mostra e chiude in qualche modo questo panorama napoletano. Leggere questo è un po' un caposcuola, certo, Ribera arriva a Napoli e cerca Caravaggio, Ribera sempre si vuole in qualche modo nutrire di Caravaggio stesso, ma non può farlo con l'autore, non può farlo con l'uomo, perché Caravaggio era già morto, noi appunto sappiamo che Ribera arriva a Roma tra il 20, il 1620 e il 21, e Caravaggio già da un decennio era già morto. E allora lui che cosa fa? Va in giro per tutte le chiese di Roma, conosce Caravaggio attraverso i suoi capolavori, quale modo di vivere. E poi gli dicono che a Napoli ci sono le ultime opere di Caravaggio, quelle più forti, appunto che noi conosciamo, le opere delle opere di misericordia di Caravaggio, non soltanto, ma appunto c'è anche il Cristo alla Colonna che Caravaggio dipinge. E allora Ribera si trasferisce a Napoli e istituisce lì una delle botteghe più prolifiche di tutta la storia dell'arte meridionale. Quindi è stato uno studioso e un interprete. Un caposaldo. Noi non possiamo dire che sia stato un allievo, è stato grande quanto Caravaggio, perché ha saputo dipingere la realtà con una forza di espressione, di colori, che è assolutamente autentica, meravigliosa. Lui che arriva dalla Spagna diventa italiano e imprime la realtà sulla pittura in una maniera unica. Dopo Caravaggio è forse il più grande artista appunto che guarda la realtà ed è forse il primo caravaggista per eccellenza. Bella chiusa, è messa lì con questo seno che appunto diceva uno studioso essere il terzo seno più prorompente di tutta la storia dell'arte. Questo è un dipinto che è finita la mostra andrà in restauro, perché tutte queste microcadute che vedete appunto sono, diciamo, microcadute di colore, ma nello sfondo si vede il Tevere e lei con questo sguardo languido, con questi capelli color d'oro per l'appunto, è lì che ci guarda e che tenta in qualche modo, come dire, la redenzione, tenta che venga guarita in qualche modo dai peccati, facendo che cosa? Leggendo il libro della vita dei santi. Però insomma forse poco, insomma, ecco, però c'è da dire che ecco, è un dipinto straordinario che per la prima volta in questa mostra viene attribuito a Serovidi, ma con il punto interrogativo di attendere i restauri che appunto verranno fatti a conclusione di questa mostra. Bravo, questo è un altro orgoglio, perché io non voglio farvi una lezione di storia dell'arte, però le mostre si fanno proprio per studiare i dipinti. Quest'opera arriva da una collezione privata lombarda, non era mai stata vista, era sempre stata appunto, è rimasta lì da tantissimi anni, almeno da 20 anni. Non era mai stata attribuita e in questa occasione insieme a Sgarbi l'abbiamo studiata e l'abbiamo fatta studiare ad una giovane studiosa molto brava che è Paola Caretta, che ha studiato i caravaggeschi lombardi, e siamo venuti a capo del fatto che c'è un solo pittore che agli inizi del 600 incontra Caravaggio ed è l'unico forse che da lombardo poteva entrare a stretto contatto con Caravaggio, che era lombardo. Allora arriva a Roma già alla fine del 1608-1609 e quest'artista si chiama Giuseppe Vermiglio. Vermiglio tra il 1608-9 e il 1625 noi non sappiamo come dipinge e che cosa dipinge.
Sappiamo però che ha dipinto tanto, e la prima opera che noi conosciamo dipinta da Bernardo, che è datata del 1625, si trova in Lombardia ed è un Cristo alla colonna che ricalca il Cristo alla colonna di Caravaggio. Allora, questo Cristo che voi vedete con questo sguardo dolce, con questo elemento bello, morbido, e la stessa cosa qui che richiama appunto lo stesso affatto in qualche modo di Caravaggio, e che ricorda sicuramente l'opera che oggi si trova a Potsdam, ma che ha un affatto diverso, un romanticismo più morbido in qualche modo, non può che essere del giovane Bernardo. E quindi questa mostra dà una cosa importante, un'opera in più ad un artista che non sappiamo come dipingeva all'inizio della sua carriera, e però appunto certamente questo è importante attraverso dei confronti che sono stati fatti e attraverso appunto lo studio della materia pittorica, ci dicono che è appunto un'opera di Vermiglio giovane. Naturalmente teniamo sentite, però al momento questa è la produzione che ha cercata. Cavarozzi era una collezione privata maltese, e adesso finalmente è rientrata, perché è stata vincolata dallo Stato quest'opera, per cui è rientrata in Italia. E l'opera che vi dicevo poco fa, cioè ricorda Caravaggio, il San Girolamo di Caravaggio, ma è certamente con una forza diversa dipinta, perché è lui, non ha niente a che vedere con quello scuro, potente, forte di Caravaggio, che addirittura si fa cacciare dal suo padrone di casa perché aveva fatto il buco al muro proprio per dipingere il San Girolamo. In questo caso qui c'è uno sfondo neutro, ma c'è soprattutto, come dire, l'uomo nella sua realtà, nella sua crudità, che non è la teatralità che Caravaggio appunto dipinge, ma certamente è la stessa forza del Caravaggio. Un altro pittore, Leone di San Girolamo, esatto, assolutamente. Caravaggio, infatti, fa Caravaggio un po' fa come Serodine, fa un po' come Novelli. Qui che cosa c'è? C'è la tradizione, cioè lui è un santo e allora va dipinto con i suoi simboli. Non possiamo togliere i suoi simboli, ci sono assolutamente. Caravaggio toglie tutto, sfronda assolutamente tutto, però in questo caso è sforzo della mostra, abbiamo portato alla luce e restaurato questo bellissimo asseretto, un asseretto maturo, un asseretto appunto degli anni 40, sì, l'asseretto era un pittore genovese che ormai guarda Caravaggio, perché se voi vedete questo modo di pennellare, questa figura che trovate qua sotto, ci ricorda assolutamente il sacrificio di Isacco degli Uffizi. Bravissimo, e lui che guarda l'angelo è assolutamente quello, però la pennellata lunga, la pennellata corposa, la pennellata quasi appunto romantica, con colori che non sono perfettamente il viola, ma è quasi artefatto appunto questo colore, si allontana da Caravaggio, è appunto un artista ormai maturo. Però la cosa interessante che riusciamo a fare è questo, che abbiamo portato da lontano in qualche modo un asseretto maturo, ma come dipingeva l'asseretto che guardava a Roma Caravaggio e che cercava di imitarlo? Con un'opera che avevate voi qui a Sassari, perché questo dipinto è un dipinto che Tiziana Zennaro, studiosa straordinaria di appunto asseretto, data al 1620 circa 25, ed è appunto di asseretto giovane. Questa è un'opera della collezione Sanna, questa è un'opera appunto che arriva da Lusa, che andrebbe restaurato, perché lo è stato già restaurato, leggermente spatinato, però appunto guardate come cerca di imitarne un po' Caravaggio, un po' Battistello Caracciolo, un po' Cerano, perché appunto da genovese va verso la Lombardia, quindi va verso Milano, e cerca in qualche modo di guardare questi artisti e poi appunto di copiarne in qualche modo le partenze. Da qui un artista straordinario che è Marchigiano, che Sgarbi ama tantissimo fuori di misura, e questa tra l'altro è un'opera che è assolita di tutti i colori, ma che Sgarbi ha ritrovato in una chiesetta marchigiana, dove sostanzialmente l'artista l'aveva dipinta, e grazie a un inventario che si ha in questa villa, noi sappiamo che l'artista l'aveva dipinta nel 1640, forse 1641, perché l'inventario è appunto datato al 42. E allora qui vedete sicuramente una fanciulla romana, o forse marchigiana, che lui
e che appunto guarda la Vergine. È un'opera che è ritornata agli antichi splendori grazie a questa mostra, perché è stata finita di restaurare proprio pochi giorni prima di arrivare qua. Da quest'altra parte vi faccio notare opere che appunto sono in qualche modo lo sguardo estero del caravaggismo internazionale. Perché? Perché abbiamo qui un paperato senza stampa, e cioè da una parte Balsone con questa bellissima testa di Golia che vedete appunto, che ricorda Davide Golia del Prato di Caravaggio, ma certamente lo sfondo non è quello, qui c'è una parte diversa, qui c'è un romanticismo diverso, ma c'è la forza della realtà attraverso questo sguardo straordinario del giovinetto che vince in qualche modo l'orrore, la brutalità, semplicemente con l'ausilio appunto della figura. Esattamente, quel faccione di cui parlavo, lui aveva solo una forza, che era quella di prima, e però la usa buttando, in quel modo lanciando l'unica pietra, e lo colpisce, e quindi appunto lo fa fuori. Gli tagliano la testa e lui fiero, valoroso, appunto mostra la sua, diciamo così, la sua vittoria. E poi straordinario, perché questo è Erich ter Brücken, è un pittore olandese che arriva a Roma, dipinge tantissimo appunto a Roma, e poi guardate la meraviglia, straordinarietà di questo dipinto, perché lei è bellissima con questo sguardo appunto assorto, con queste labbra appena dipinte, come si usava appunto fare nel nord, diciamo, e poi le perle che appunto tengono, guardate la bellezza del filo dorato che appunto si incastona alla perla, il doppio filo d'oro sul corpo, e poi appunto la collana di perle. La trasparenza è straordinaria, e qui il gioco della realtà che è assolutamente straordinario, ma perché guardate qui i rosi da sopra in alto, e poi anche questo gioco bellissimo delle frecce che è assolutamente meraviglioso. Seno come emerge la fragilità del corpo, c'è uno sguardo della realtà, non c'è una copia, non c'è una replica, ma una donna messa in posa che probabilmente aveva il piatto in mano e lui appunto dirigeva. Questo modo di fare appunto Davide, di fare appunto Salomè con la testa del Battista, è un modo tutto lombardo che Caravaggio porterà a Roma e che poi appunto gli artisti stranieri chiaramente guarderanno. Devo dire che in questo caso la cornice è seicentesca e originale. Poi l'eroine da Salomè si arriva a Lucrezia, un'opera sempre della collezione santa, quindi sempre del Musa, un'opera meravigliosa che chiude il secolo, perché questa è un'opera di 30 anni, 30 anni maturo, che inizia appunto a dipingere nel 600 e però completa la sua produzione nel 700. Questa è un'opera che viene grosso modo datata all'inizio del 700, a testimonianza in qualche modo di come il caravaggismo arrivi alla fine del 600, ma poi ad un certo punto guardate come questo colore diventa artefatto, come c'è quasi tra noi e lei una pagina, e questa pagina è la pagina del classicismo, la pagina che porterà nella seconda metà del 600 a Guido Reni, che porterà appunto ad altri artisti. Quindi quest'opera in qualche modo chiude la grande stagione appunto del caravaggismo. Poi lo Pseudo Caruselli, un'opera meravigliosa che tra l'altro ha scoperto Sgarbi. Sgarbi è un amatore straordinario dello Pseudo Caruselli, tra l'altro ne ha presentato uno meraviglioso alla Liccia appunto qualche anno fa, nel 2013 se non erro, e in questo caso è un'opera inedita che abbiamo appunto presentato. Non la potete toccare, però questo tappeto è in qualche modo un tappeto vero, all'indietro, perché se voi poteste passare un dito su questo tappeto vedrete appunto la trina a rilievo, ed è straordinario, così come appunto il pendaglio, così come la trina degli abiti, sono appunto tutti fatti meticolosamente col pennello a rilievo. Questo ci dice la capacità di questo artista, che è davvero straordinario. E poi arriviamo verso la fine con una mostra che chiude con un Petrini, pittore lombardo, che appunto è un prodromo, è una nota lunga del caravaggismo, un'opera che si trova anche questa nella collezione santa di Sassari, è un pittore straordinario, guardate le linee, guardate la forza dello sguardo, la barba, quindi c'è appunto la forza della realtà di un soggetto che viene dipinto non per fantasia, ma guardando un modello assolutamente da sé. L'orbetto che viene dalla collezione Guardelli,
Mattia Preti, il cavalier calabrese, che arriva a Roma, inizia a vivere a livello intorno al 26-27, le sue prime opere vengono datate all'inizio degli anni 30 e probabilmente tra il 36 e il 40 dipinge questo capolavoro meraviglioso, che è un'opera che viene dalla Svizzera, dove noi diciamo che è un guerriero barbuto con appunto l'elmo, con queste tre piume, che appunto ha questa armatura, vedete che lo impalca, lo irrigidisce in qualche modo all'interno di, questo, di questa struttura, e poi con questa fusciacca che si è fatta attraversare intorno al corpo. Mattia Preti non avrebbe mai messo una aureola ad un santo, e quindi è probabile che non sia un guerriero generico, ma probabilmente può essere San Guglielmo, e quindi probabilmente può essere un santo effettivamente. Ma è un santo straordinario, perché a noi quello che conta è il fatto che ha certamente messo in posa un anziano signore, e noi lo vediamo di tutta la sua forza delle rughe, di tutta la sua forza dell'età. Poi la struttura metallica gli serve proprio per dare luce e per sparare in qualche modo questo gioco teatrale della luce, come avrebbe fatto, come ha fatto Caravaggio, guardate l'onda, no? la striscia che viene appunto dall'alto. Ma la cosa straordinaria è che perché l'abbiamo messo qui? Questa è un'opera che probabilmente viene realizzata da Mattia Preti nel 1640, quando lui si trovava a Roma e quando dipingeva nella bottega insieme al fratello. Se voi guardate questa armatura, questo braccio, questo modo di posare e di posizionare la mano, e poi vi spostate qua, guardate, è assolutamente identica. 1640 Roma, sicuramente 1640 Roma. Lugano oggi, Roma nel 600, Roma nel 600, Sassari oggi. E questa è una cosa che io trovo straordinaria, perché abbiamo messo davanti ai vostri occhi un capolavoro che avevate in una chiesa appunto di Sassari. Nella chiesa delle monache cappuccine si trova all'altezza di 4 metri quest'opera che noi abbiamo cercato di ripulire, ma che meriterebbe un restauro, perché voi oggi la vedete così. La differenza rispetto a tutte le altre opere è che i pittori finivano l'opera attraverso una mano di vernice che chiaramente patinava il quadro di luminosità e di lucentezza. Qui questo manca, perché appunto è assolutamente spatinata. Questo modo di posizionare il braccio qui lo vediamo bene, qui lo vedremo bene quando sicuramente appunto il restauro sarà finito. In questo caso San Gavino, a cui la tradizione sarda è assolutamente legata, e proprio perché è un santo vostro, è un santo sardo, Mattia Preti non poteva farlo per qualsiasi altro committente. Lo fa certamente per qualcuno che gli chiede un'opera per la Sardegna, che gli chiede un'opera per Sassari, e quest'opera va a finire all'interno della chiesa delle monache cappuccine, e da quel momento quest'opera da lì non si è mai spostata, ha lasciato la chiesa solo alla fine degli anni 80 per un restauro, e poi da quel momento è sempre rimasta lì. Noi non sappiamo appunto chi sia il committente, dicevo prima, forse una monaca stessa, una badessa, o forse un cardinale in visita, certamente lo chiede di realizzarlo intorno agli anni 40 ad uno degli artisti più importanti della Roma del 600, e questa è una caratteristica straordinaria. Non lo chiede ad un artista un po' qualunque, lo chiede ad un campione della storia dell'arte. Caravaggio non c'era più, era già morto, Guercino era ancora giovane, lo chiede a Mattia Preti, e questo è assolutamente autentico. Per cui un capolavoro sardo fatto da un artista caravaggesco direi internazionale, che oggi viene alla luce e che si spera ne verrà presto alla luce attraverso appunto il restauro.